Il Defender originale è una vera pietra miliare della storia automobilistica e rimane tutt'oggi una delle auto più amate e desiderate da tantissimi appassionati del pianeta Terra. Lo dimostrano le quotazioni che sono arrivate alle stelle. Il motivo è semplice, perché chi ce l'ha spesso se lo tiene stretto e chi ne cerca uno a volte è disposto anche a pagare cifre folli pur di metterselo in garage. Ma quanto può valere un Old Defender in perfette condizioni? E soprattutto, come si fa a riconoscere un esemplare sano, ben conservato e che sia a tutti gli effetti un affare? Beh, siamo qui per scoprirlo. Siamo dagli specialisti di JB Cars Monza. Ci hanno messo a disposizione due fantastici esemplari, anche molto diversi tra loro, che offrono una perfetta base di analisi per andare a capire come scovare il Defender perfetto e soprattutto quanti soldi mettere sul piatto. Il primo esemplare che volevo mostrarvi è questo, un magnifico 110 del 2007. 160.000 chilometri su groppone, devo dire portati benissimo. È un modello immacolato sia a livello di carrozzeria che di interni. Monta un motore 2.4 litri turbo diesel, 4 cilindri, 90 kW, 122 cavalli. Come possiamo anche evincere dalla gobba, si trattava di un motore di derivazione Ford. All'epoca il Defender usciva così. Il nome commerciale del motore era TD4 in questo caso e all'epoca, pensate, bei tempi mi viene da dire, il Defender lo si poteva comprare anche omologato come autovettura, a differenza degli anni successivi. Questo ve lo dico perché poi quando si va a cercare un Old Defender usato è importante andare a vedere a libretto appunto se era omologato come automobile oppure N1 come autocarro. Questo era un 110 con 5 posti, ma gli esemplari nel 2007 a passo lungo potevano avere anche la variante a 7 posti con due sedili aggiuntivi nel baule. Non erano più invece disponibili le panchette laterali leggendarie del Defender, sempre nel vano di carico, che permettevano di portare gli esemplari precedenti al 2007 anche fino a 9 posti. Gli interni di questo magnifico esemplare sono stati rifoderati tutti interamente in pelle da un artigiano a cui fa affidamento JB Cars Monza, e il colpo d'occhio devo dire è di livello, fa un figurone, anche perché è stato cambiato il volante con questo magnifico comando dal sapore retro in legno che fa molto british e mi piace moltissimo. Ma già che ci sono, spariamoci un bel cold start, che quando mi ricapita la chiave si gira al contrario, anche perché è a sinistra. Parte magnificamente il 2.4, sentite come canta. Il mio meccanico direbbe gira come un orologio. 163.000 chilometri e non sentirli. Se siete innamorati anche voi di un Old Defender, come nel mio caso, ma del resto come si fa a non esserlo, mi hanno spiegato che la prima cosa da andare a vedere su un esemplare usato è il suo telaio a longheroni, che aveva questa forma molto tipica, a culla, non era un telaio lineare. In caso di uso gravoso, queste auto, lo sapete, spesso vengono sottoposte a usi gravosi, e io lo spero anche, visto che erano progettate proprio a questo scopo, il telaio poteva subire delle infiltrazioni di fango o acqua all'interno della cavità, e questo poteva portare nel lungo periodo a ruggine e quindi a un indebolimento. Diciamo che la prima cosa da guardare è se il telaio è in ordine, è a posto, è sano. Se è così, come in questo caso, siamo già a metà strada.
In caso contrario, forse vi interesserà sapere che la Land Rover vi vende ancora oggi, volendo, e se siete disposti a pagare, un telaio vergine nuovo di pacca. Quindi per chi vuole fare opere di recupero e restauro importanti, c'è speranza. Queste sì che sono belle notizie. E poi c'è la meravigliosa carrozzeria, che è commovente perché in alluminio punzonata, meravigliosa. Lei in realtà, tolte ammaccature o segni del tempo, invecchia molto bene, visto che appunto è in nobile alluminio. Cosa andare a guardare? Beh, in questo caso è immacolata, è veramente perfetta a livello di verniciatura e di carrozzeria. L'altra cosa che fa una differenza enorme sul valore dell'usato è la storia manutentiva. È vero che l'Old Defender è sempre stata un'auto molto robusta, progettata per durare nel tempo e invecchiare meravigliosamente, e questo esemplare lo dimostra, direi, alla perfezione. Però aveva anche bisogno di una manutenzione particolare, fatta da chi ci sapeva mettere le mani. Per esempio, c'erano tantissimi punti di ingrassaggio, che va un po' sulle auto di una volta. Se tutte queste zone non venivano ingrassate periodicamente, sicuramente poi ci si portava dietro dei problemi molto grossi. Stesso discorso per l'olio dei differenziali, dei ponti rigidi, bisognava utilizzarne uno specifico. Tanti non lo facevano e poi si verificavano dei problemoni. Questo esemplare è sempre stato seguito da officine autorizzate Land Rover, che quindi lo hanno conservato in maniera maniacale, e questo, come vedremo sul prezzo, si riflette in maniera decisiva. E mentre mi prendo una pausa su questo meraviglioso, direi mitico, predellino, anche lui era un optional originale dell'epoca, arriviamo alle notizie di sostanza. Questo esemplare 110 del 2007 è appena stato venduto a 47.000 euro, una cifra sicuramente importante al netto dei 160.000 chilometri che ha sul groppone, anche perché all'epoca, sul finire degli anni 10, potremmo dire, questa versione costava circa 40.000 euro. Quindi, come le auto classiche più richieste, lei è invecchiata magnificamente, direi, aumentando di fatto il suo valore. Ma abbiamo appena cominciato a riscaldarci, perché se si parla di Old Defender, non c'è limite all'immaginazione, si può continuare a sognare con esemplari sempre più ricercati, sempre più nobili, sempre più costosi e quindi desiderabili, come questo, che è quello che io vorrei un giorno potendo mettermi in garage. Abbiamo un esemplare 90, quindi a passo corto, siamo nel 2014, quindi un modello molto più recente, che per di più è un'edizione limitata. Si chiamava Defender Expedition Limited Edition. Soltanto 100 esemplari realizzati nel mondo, 85 così, 90 a passo corto, 15, 110 a passo lungo. In cosa consisteva questa edizione limitata? Un po' ci aiuta a viaggiare con la fantasia il suo nome, Expedition. Era una versione preparata per le spedizioni desertiche più estreme, e quindi l'allestimento prevedeva bull bar anteriore, bello robusto, con luci di profondità supplementari. Guardate che meraviglia, abbiamo ancora le loro coperture originali marchiate Land Rover, impazzisco per questi accessori. E poi un bel verricello della Warn, eccolo qui, che poteva tirare linearmente fino a 4 tonnellate. Quindi insomma, anche se il vostro compagno di viaggio finiva giù nel greto del Serengeti, potevate comunque dargli una mano. Eccolo qui. E poi abbiamo queste protezioni mandorlate vere. Chi ha capito il riferimento, poi me lo scrive sotto nei commenti, che si trovano sia sui paraurti, sia qui sui passaruota anteriori e anche su tutti i brancardi laterali. In realtà la versione Expedition veniva dotata anche di una serie di grafiche adesive, di decalcomanie, che la rendevano ancora più particolare da un punto di vista estetico. Non le vedete applicate su questo esemplare, ma sono state conservate.
Quindi il fortunello che se l'è comprato potrà decidere se applicarle o no. Beato lui, io comunque le metterei seduta stante. Mancano anche due accessori, anche loro non sono montati, ma fanno parte della dotazione di questo veicolo, che sono lo snorkel, quindi la presa d'aria supplementare elevata per aumentare la capacità di guado, e il magnifico portapacchi super robusto con scaletta posteriore. Ve lo dico perché tutti questi accessori che facevano parte di questa limited edition sono omologati, li troviamo a libretto e quindi si possono utilizzare tranquillamente anche in Italia. Lo sapete, un paese un po' difficile quando si tratta di montare verricelli, bull bar, portapacchi. Con questo esemplare andate sul sicuro. È un esemplare più recente, come vi ho detto. Nel frattempo le cose erano cambiate in maniera radicale per l'Old Defender a listino. Intanto, qui il motore è sempre un 4 cilindri turbo diesel, il 2.2 di origine Ford, anche se la potenza poi era la stessa. 90 kW, 122 cavalli, questo era un Euro 5B, quindi aveva anche il filtro antiparticolato. Qui siamo circa nel 2014 e il Defender originale non poteva più essere commercializzato in Italia come autovettura. Quindi in questi anni erano tutti N1, erano degli autocarri, tranne un esemplare, questo, che incredibilmente venne immatricolato come autovettura, e questo ovviamente, come vedremo, si ripercuote in maniera molto netta sul suo valore. Qui gli interni sono conservati, quindi assolutamente originali, valgono quindi ancora di più rispetto all'altro esemplare, sono proprio quelli del 2014. Facevano parte di questo allestimento in edizione limitata i tappetini originali Land Rover gommati, e loro, eccoli lì, ci sono ancora. E poi l'Expedition aveva anche l'impianto audio pimpato, visto che portava in dote un Alpine con 4 altoparlanti da 45 watt l'uno, ma soprattutto il subwoofer piazzato sotto al sedile passeggero, proprio qui con controlli dedicati, visto che era attivo, era amplificato anche lui. Che bomba! Lo si poteva riconoscere subito il Defender Expedition anche per via di questa targhetta identificativa con il numero dell'esemplare che certifica l'edizione limitata. Attenzione, erano tutti marchiati 1 di 100, questo per non scontentare nessuno dei fortunati proprietari. Vi assicuro che ci sono dei defenderisti che sarebbero disposti a tutto pur di avere un esemplare come questo, così raro e così pregiato. Tra l'altro, conservato in maniera magnifica, pensate che in questo caso è praticamente nuovo, ha solo 17.000 km ed è conservato magnificamente, ancora meglio dell'esemplare 110 qui a fianco. Difficilmente ho trovato esemplari più desiderabili di questo. Un'edizione limitata, perfettamente conservata, con pochissimi chilometri, immacolata, tenuta maniacalmente. C'è anche il cofanetto che ti veniva consegnato quando lo compravi, con il certificato che autenticava l'edizione limitata. Insomma, non gli manca proprio niente, tranne il nuovo proprietario. Quello è già stato trovato. E se l'è portato a casa, pensate, per la modica cifra di 65.000 euro. Una cifra veramente da capogiro, se pensate che da nuovo lui costava di listino 40.750 euro, con tutti gli accessori di cui vi ho parlato. Sono contento di essere riuscito a darvi i prezzi di due esemplari così desiderabili, perfetti e reali, arrivati sul mercato a inizio 2023, perché ci danno una fotografia dello stato attuale delle quotazioni dell'Old Defender, e quindi spero vi possano dare uno strumento utile per avere poi dei punti di riferimento quando andate sul mercato a cercare un esemplare usato. Ma questi due esemplari sono così perfetti e hanno saputo conservare così bene il loro valore anche per un altro dettaglio
fondamentale. Infatti, entrambi sono dotati di un vero e proprio, guardate, certificato di autenticità. Una novità della Land Rover che è una piccola grande rivoluzione. Questo è un vero e proprio documento ufficiale rilasciato dalla casa madre, in questo caso dalla Land Rover, e stampato su carta di grande pregio. Cosa ci dice? Beh, tante informazioni che certificano l'autenticità del nostro esemplare. In questo caso ovviamente io ho un facsimile perché non vi posso mostrare i dati di questi esemplari per motivi di privacy, sono già stati venduti. Però guardate com'è fatto il documento. Intanto c'è il numero di telaio, è da qui che ricaviamo tutte le informazioni del nostro esemplare. Poi ci dice per esempio dove è stato costruito lo stabilimento di produzione, il giorno in cui è stato costruito e poi tutte le specifiche tecniche, quindi l'abbinamento motore-cambio, il colore della carrozzeria e tutti gli optional che riguardano gli interni. Insomma, un vero e proprio documento di grande valore. Eh sì, perché gli inglesi di Sua Maestà Re Carlo III, guardate cosa ci dicono con questo documento, scrivendolo peraltro nero su bianco. Verba volant scripta manent, quindi non è un dettaglio da poco. Qui si conferma che il veicolo è dotato degli equipaggiamenti originariamente previsti dal costruttore e invitano anche ad andare a vedere lo storico manutentivo del nostro esemplare andando su osh.landrover.com. È il loro online service history, il servizio che, inserendo il numero di telaio, ci va a esplicare tutta la storia manutentiva del mezzo, cioè tutti i tagliandi che il nostro Defender ha fatto nel corso della sua storia presso officine autorizzate. Oltre al valore affettivo e anche un po' al motivo di orgoglio che nasce dal possedere un certificato di autenticità come questo, c'è anche della sostanza, perché questo documento viene rilasciato soltanto dopo che un'officina ufficiale Land Rover ha ispezionato il mezzo con un controllo che dura 2 ore, è tutto ovviamente schedulato e previsto da una precisa procedura, un controllo che va a vedere che effettivamente il mezzo sia in condizioni originali e che certifica lo stato attuale del veicolo. Vi faccio un esempio: se c'è un esemplare di Defender che è stato, diciamo, martoriato da modifiche nel corso della sua storia, magari che ha subito un engine swap, quindi gli hanno tolto il motore originale e hanno messo, che ne so, un V8 americano dentro, se ne vedono di ogni nel mondo del fuoristrada, beh, sicuramente quell'esemplare non potrà ricevere il certificato di autenticità, perché di fatto non è un esemplare autentico e originale. Il certificato può essere richiesto anche per auto piuttosto datate, fino a 20 anni di anzianità, e questo è un bel regalo secondo me che Jaguar Land Rover ha fatto a tutti gli appassionati di queste auto, perché ci consegna un documento in più che parla della storia di questi mezzi, ma anche che ne certifica l'affidabilità e la longevità. Questi Defender ce l'hanno dimostrato in maniera impeccabile. Sono auto che hanno diversi anni sul groppone e tante avventure da raccontare, eppure, guardateli, sanno essere ancora perfetti e funzionanti. Ai raduni e alle spedizioni della Land Rover Experience ho conosciuto un sacco di proprietari di Land Rover, di Discovery, di Range Rover e anche di Defender, e vi assicuro che raramente ho trovato dei possessori di auto così fieri, così orgogliosi di essere al volante di queste auto. Ecco, sono sicuro che gran parte di loro sarebbero veramente fieri e orgogliosi di arrivare a possedere il loro certificato di autenticità. Un documento che certifica in qualche modo anche il loro senso di appartenenza, il loro sentirsi parte della grande famiglia dell'avventura, e quindi Land Rover. Avete anche voi una Land Rover o anche una Jaguar e volete ottenere il vostro certificato di autenticità? Ecco cosa dovete fare. Beh, il primo prerequisito è avere un'auto perfettamente originale che rispetti il modo in cui è stata costruita
all'origine dalla fabbrica. Poi bisogna andare in una concessionaria ufficiale, Jaguar o Land Rover, e richiederlo al proprio venditore di fiducia. La terza cosa che bisogna fare è pagare una cifra che parte da circa 260 euro in su. Le cifre cambiano a seconda di quanto è anziana l'auto e a seconda della car line e quindi del modello che possedete. Il costo include il certificato di autenticità, naturalmente, ma al tempo stesso vi portate a casa anche un check-up completo e molto preciso del vostro esemplare, fatto da uno specialista Land Rover o Jaguar. Un documento ufficiale come questo sarà destinato a cambiare in ogni caso la vita della vostra automobile. Eh sì, perché se la vorrete tenere, comunque probabilmente vi riempirà d'orgoglio e magari vorrete anche esporlo con una punta di presunzione. Se invece un giorno ve ne vorrete separare perché la vorrete vendere, beh, vi assicuro che aiuterà a mantenere alto il valore del mezzo, proprio come abbiamo visto oggi. Ah, giusto per la cronaca, torniamo un attimo nell'epoca contemporanea, perché anche il nuovo Defender in realtà mantiene alla grande il valore. Questo è un esemplare approved del 2021 con 17.000 km, monta il 6 cilindri in linea turbo diesel Ingenium di nuova generazione da 250 cavalli, è un passo corto, first edition, valore di listino circa 80.000 euro, oggi usato costa... uguale. Ma adesso ve lo devo chiedere, anche voi sognate di avere un giorno un Old Defender? E soprattutto, se la risposta è sì, come immagino, quanto sareste disposti a spendere per un esemplare perfettamente conservato? Se vi va, raccontatemi come la pensate nei commenti qui sotto e soprattutto se questo video l'avete trovato utile e se magari farete un giorno un certificato di autenticità per la vostra Jaguar o per la vostra Land Rover. Io vi saluto, ciao da Matteo Valenti, al prossimo video su automoto.it. Vado a sognare un po' con questo 90 Expedition. E se una volta fatti i conti in tasca vi dovessero mancare quei, non so, 50-60 mila euro, vabbè, tranquilli, c'è comunque di che consolarsi. Con un bel modellino, 150 euro passa la paura.